persone del pubblico. Eccola, prego. Allora, perfetto, mi sentono. Ok, la domanda è in generale, ma è anche più una sorta di osservazione, nel senso, si sta parlando di questo metaverso un po' come se fosse una cosa già fatta e conclusa, cioè nel senso come se stessimo un po' immaginando tutto quello che sta per succedere, ma lo chiedo a, diciamo, a tutti voi presenti o comunque a tutti voi tre, fino a che punto poi questa cosa non diventerà magari un affare di politica internazionale, cioè nel senso è chiaro e sarà assolutamente possibile pensare che anche per gli stessi problemi costituzionali, quindi diciamo questa sorta di superamento anche un po' tracotante di quelle che sono, diciamo, i diritti civili di persone presenti sulla terra e pensanti effettivamente, bloccheranno sicuramente, credo, questa espansione infinita, anche se forse siamo già un po' spaventati, perché l'idea distopica non ci arriva soltanto dalla, magari da Squid Game, ma ci sono state moltissime altre serie che possano essere state serie TV, comunque film che un po' ci hanno spaventato. Mi viene da pensare Black Mirror, così come mi viene da pensare, non so, tutta la filmografia distopica degli anni 70 su qualsiasi cosa, anche la clonazione. Quindi a questo punto mi chiedo e vi chiedo, secondo voi come bloccheranno? E anche per esempio nel caso della Cina, è possibile che ne resterà fuori perché già ha confini chiusi un po' come tutto il resto e l'antitrust, o è probabile che si troverà un modo di includerla? Grazie. Velocissimo, però, perché voglio lasciare spazio ad altre domande e ad altre risposte. E allora, questo è un po' un argomento, nel senso che noi abbiamo parlato però più di Facebook, ma gli stati cosa faranno? Come si comporteranno rispetto al metaverso? Oppure avremo, come diceva Guido, avremo molti metaversi, no? Che dipenderanno dall'hardware, ad esempio, cioè io mi compro le cuffie Apple e entro nel metaverso Apple, mi compro le cuffie Tencent e entro nel metaverso Tencent. Per la Cina il discorso è diverso, perché ovviamente la Cina sinizza un po' tutto. Ha sinizzato le piattaforme, nel senso che ha fatto le proprie piattaforme che rispondevano a quelle che erano le caratteristiche, insomma, dei propri utenti, no? Pensiamo che quando doveva entrare eBay in Cina nasce Taobao, che praticamente porta fuori dal mercato cinese eBay. Nello stesso tempo la Cina ha il concetto di sovranità digitale, nella quale la rete corrisponde al territorio, valgono le stesse regole. Quindi io mi immagino che in realtà sul metaverso verrà consentito una sorta di metaverso nazionale che avrà le stesse regole dell'intranet cinese, che perché non è una internet, ok, quella cinese, è di fatto una intranet che il governo può accendere e chiudere i varchi per entrare quando vuole sostanzialmente. Immagino che anche il metaverso cinese sarà un metaverso di questo tipo, nel quale entra solo, diciamo, chi vuole il governo cinese. È molto difficile che possa entrare uno, comprarsi un pezzo di terra e fare magari, che ne so, uno spazio virtuale nel quale parla dello Xinjiang, cioè è inimmaginabile, ok? Quindi proprio è impossibile. Nello stesso tempo, attenzione, perché la Cina sta anche creando una propria blockchain attraverso un consorzio di aziende, in quanto la blockchain come la conosciamo da noi è il male, perché tutto quello che è decentralizzato per i cinesi, e infatti adesso hanno vietato la criptovaluta sul proprio territorio, hanno vietato anche il bitmining, infatti stanno scappando tutti, e proprio oggi ho visto che c'è un'azienda nazionale che addirittura aiuta il governo a beccare diciamo i bitminers ancora presenti, no? Quindi abbiamo questa commissione governo aziende, che in realtà però non è solo cinese. Ad esempio negli Stati Uniti Jack Paulson, che è un whistleblower che è uscito da Google e che ha creato un sito che si chiama Tech Inquiry, fa proprio tira fuori in realtà anche da molti dati pubblici tutti i rapporti tra Silicon Valley e Pentagono, ad esempio, no? Nella creazione di armi più efficaci o di sistemi, diciamo, militari più efficaci. Ecco, bisognerà vedere se la divisione delle metaverse sarà solo commerciale o diventerà anche una questione geopolitica. Vista l'aria che tira, probabilmente diventerà anche una questione geopolitica. Se non vuole rispondere nessuno, cioè... buonasera, e vabbè, forse questa domanda, vabbè, secondo me saprà rispondere meglio Simone, ho visto che hai passato il microfono, però
per i denari. Ed è anche una domanda rischiosa, non ero manco sicuro di volerla fare perché potrei passare per sostenitore. Però ecco, visto che ha introdotto il tema di questo punteggio a punti, c'è chi online soprattutto arriva a sostenere che il Green Pass sia il cavallo di Troia di questo sistema in Europa. Mi piacerebbe solo sapere più che altro che cosa rispondete voi che avete studiato meglio l'argomento a chi sostiene questo tipo di tesi. Mi piace il confronto anche su cose. No, io potrei essere troppo violento nella risposta, quindi lascio rispondere voi due. No, io ad esempio non ho un'ipotesi su quello, non la vedo come un ingresso, diciamo, di un sistema a punti. Lo ricorda, lo può ricordare, diciamo, ma molto 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 da lontano a mio avviso, anche perché un conto è il diritto, diciamo, alla salute di tutti, sulla base della quale naturalmente il comportamento di ognuno si basa, e invece quello che è un sistema a punti che ha a che vedere con tutta un'altra serie di comportamenti, nel senso che hanno a che vedere proprio con dei reati, diciamo, per quanto amministrativi. Inoltre, diciamo, se vogliamo, il Green Pass è stato introdotto prima forse in Cina che da noi, no? C'erano i cosiddetti codice salute che sono stati accettati proprio perché in Cina il contenimento del Covid non ha funzionato solo perché è uno stato autoritario, come molti dicevano, in Cina se esci di casa ti sparano. Ecco, sì, in teoria potevano farlo e probabilmente qualcuno è stato costretto con le buone o le cattive a stare in casa, ma diciamo c'era una generale accettazione che i messaggi del governo erano corretti e che il benessere collettivo era più importante del benessere individuale, quindi anche i cinesi, in questo caso ad esempio gli health code come li chiamavano loro, li hanno accettati senza alcun problema e non li hanno visti all'interno di un meccanismo più ampio. Per dire che anche in Cina in realtà si è sviluppata un'attenzione molto forte nei confronti della privacy, infatti è stata rilasciata una legge sulla privacy proprio il 1 novembre, ancora prima una legge sulla sicurezza dei dati che tra l'altro è molto importante credo anche per l'Occidente, quindi però ecco apriremmo veramente una discussione troppo ampia e che non mi sento tra l'altro di poter condurre qua, e in generale comunque secondo me no. Sì, cioè la domanda è ben posta. La domanda è molto interessante. È molto interessante la domanda, non critico la domanda. Io dico solo che, come ha detto Simone, cioè, per essere proprio richiamarla bene, c'è un diritto costituzionale alla salute che viene prima di ogni altra cosa e di fronte a quello, secondo me, soprattutto perché soprattutto alla salute dei più deboli, e allora questo per me è essenziale, diciamo, che sia, diciamo, a monte di tutto quanto il resto. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi grazie. No, una domanda molto veloce, visto che chi mi ha preceduto chiedeva un po' della Cina, a me invece viene in mente un po' l'America Latina, cioè chi rimane fuori da tutto ciò nel futuro che state preconizzando, coloro che non hanno di fatto accesso al digitale, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, c'è un'enorme fetta di mondo che appunto non ha avuto accesso a questo, dove si situa nella vostra proiezione? Ma io credo semplicemente al di fuori, nel senso che se mai questo metaverso avesse dei confini, non so quanto grandi, però queste persone appunto non sarebbero caricate sul sistema, detto così tra virgolette, quindi si potrebbero creare dei mondi paralleli, diciamo, nelle più filmiche distopie si potrebbe creare, cioè, si potrebbe avere una terra che è quella che viviamo adesso, continuata, cioè, abitata ancora da una fetta di popolazione che tra l'altro è la maggiore, che non ha avuto accesso a determinate tecnologie, che comunque è penalizzata anche dal sistema economico e via dicendo, che non può entrare in quest'altro mondo. Ripeto, però è tutta una pianificazione senza troppi elementi. Diciamo che poi io nello specifico mi diverto molto di più a criticare quello che nel caso dovesse emergere dalla mente di Zuckerberg, più che a pianificare io stessa un metaverso, perché
diciamo in questo momento mi sento già che siamo in un posto diverso rispetto a quello che vivevano i miei genitori 40 anni fa o 50 anni fa o 20 anni fa anche, quindi già il mondo è cambiato e la società che viviamo è cambiata, quindi non saprei immaginarmelo in altro modo, diciamo. Però sicuro, da mio parere, visto chi sono le persone che stanno ipotizzando questo mondo alternativo, non credo che faranno delle scelte così inclusive, se non di comodo, diciamo. Quindi magari una parte di queste persone potrebbero essere incluse a vario livello, come si diceva prima. Probabilmente sempre... saranno i lavoratori che creeranno il metaverso. Esatto, oppure lo faranno esattamente come fanno i migranti quando arrivano adesso sul nostro territorio, cioè di fatto barattando i propri dati biometrici, dati personali, per avere qualcosa in cambio, un'accoglienza, la salute, l'accesso al welfare e via dicendo. Però assolutamente d'accordo, io non so se vi deludo.